Angelica. Angelica. Chi è Angelica? La donna che io amavo. E dov'è adesso? Che ne è stato di lei? È andata lontano. E ti manca, non è vero? Sì. Molto. Non tornerà più. Lo ha già fatto. Scusami, Damian, un momento. Non capisco. Quello che mi hai detto di questa persona mi sembra tanto confuso, così circondato di mistero. Perché non me lo spieghi, in modo che io possa capire? Ci sono cose che sono molto difficili da spiegare, Leonela. Come i miracoli. I miracoli sono inesplicabili. È la prima volta che ti sento pronunciare questo nome, Angelica. Infatti, tu me l'hai fatta ricordare. Davvero? Perché? Perché... Ma insomma, ehi, un momento. Chi è che fa le domande qui, tu o io, eh? Scusami, penso di essere stata troppo indiscreta. No, diciamo curiosa. Sì, sì, mi sono lasciata prendere dalla curiosità, senza pensare che potevi avere dei segreti che non volevi rivelarmi. Beh, bisogna essere dei bei sempliciotti per non avere nemmeno un segreto piccolo così. E oltretutto è una cosa che rende interessante. Però nel tuo caso è diverso. Tu con me non puoi avere nessun segreto. Ah, giusto. È proprio così. E allora non vale. Signorina, ricordi che sono il suo psicanalista. Signora. Beh, insomma, diciamo più o meno. Ebbene, mia cara paziente, si sieda e proviamo a cominciare la seduta, ecco, va bene? Bravo. Vediamo. Ci sono delle cose che ho bisogno di sapere. Mm-hmm. Ecco, riguardo alle tue reazioni e alle tue emozioni, ho bisogno di risposte le più sincere possibili, ok? Leonela, quando un uomo ti si avvicina, ti desidera, dimmi, cosa senti? Paura. Paura di cosa? Ecco, magari della sua forza, che ti faccia male. O di sentire. Non è che hai paura di sentire piacere? No. Ho paura dell'amore. E nostro ser è per tu colpa. Non puoi reprocharmi il procedere. Y entrégate, no me detengas más y suéltame y no te extrañes que en tu presencia se me escape el nombre. Certo che Pedro Luis ne dà di spago a quella donna. Ha avuto la faccia tosta di presentarsi in ospedale a far visita a Manaue come se fosse un membro della famiglia. Infatti non capisco perché l'ha fatto e neanche perché a te ha dato tanto fastidio. Ma perché dovevo esserne contenta? È chiaro che mi sono indignata. Pensa se c'era lì nonna Delfina, eh? Incontrare lì l'amante di suo nipote. Ah, che bello! Era proprio la cosa che ci voleva per renderla felice, non è vero? No, Nia, c'è meglio che la smetti con le scuse. Infatti so benissimo che te la sei presa per un altro motivo. Ah sì, davvero? E perché mi hai difeso allora? Perché l'hai cacciata fuori? Beh, perché in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza ho il dovere di difenderti. Io sono tuo marito e sono dalla tua parte in qualsiasi occasione. Va bene, però non dirlo così, come se ti infastidito. Più che infastidito, mi ha fatto male perché ho rotto la mia amicizia con Pedro, capito? Scusa, perché mi dici questo? Come? Perché lo dico? Insomma, cosa vorresti dire con questo? Di, era tuo dovere rappresentarmi nella causa contro di lui. Io dovevo assumere un altro avvocato. Sì, sì, certo, lo so. E speriamo che non sia stato invano. Come che non sia stato invano? Cosa vorresti dire con questo? No, 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 niente, niente. No, vieni qua, continua, cosa significa? Va bene, Nieves Maria. Però tenta di capirmi, mi sento piuttosto nervoso. E sono di malumore, non lo capisci? Io ho le mie ragioni per esserlo, no? Perlomeno permettimi di tanto in tanto di avere questi sfoghi. Io non pretendevo mica che ti scusassi, ma solamente che mi spiegassi quel che mi hai detto un momento fa. E cioè? Lo sai benissimo.
Allora pensi che Pedro Luis possa vincere la causa? Eh? Che mi possa togliere Pedrito per vie legali? Loro due, Nieves Maria, tanto la madre come il padre, si appelleranno senza dubbio al loro diritto naturale. Sì, ma perderanno... Cerca di capire, Pedro Luis stamattina stava in giro per il tribunale a cercare precedenti, valutando la possibilità che ha di vincere la causa. Sì, ma in realtà non ne ha nessuna, nessuna. Perché io ho adottato quella creatura, l'ho tenuta per molti anni, l'ho cresciuta solo io. La legge deve tutelarmi, la legge ora è dalla mia parte. Ma amore, la legge è piena di cavilli e Pedro Luis è molto abile. E oltre a questo ricordati che è motivato dai suoi sentimenti paterni. Sarà una lotta molto dura, Nieves Maria. Beh, e io... quindi è meglio che ti prepari perché sarà come una zuffa tra cani. Io... E la cosa più triste in questo è che l'osso è una povera creatura innocente che non ha colpa di nulla e che soffrirà per via dei morsi con cui ve lo disputate. Ho scoperto un fatto importantissimo che forse potrà far pendere la bilancia in nostro favore, Leonela. Quale? La donna che era direttrice del centro di adozione quando ci portarono Pedrito adesso non lavora più lì, ma io la posso rintracciare. Voglio dire, lei potrebbe testimoniare che il bambino che affidarono a Nieves Maria è il tuo, no? E anch'io, tramite lei, potrei stabilire la mia paternità su Pedrito. Non credo, Pedro Luis. Sì, invece, può darsi che abbia ancora qualche documento, un foglietto da usare come prova. Mi dispiace disilluderti, ma se fossi in te non farei troppo conto su di lei. Perché? Io ho conosciuto quella donna. E allora? Non è disposta ad aiutarci. Perché no? Fu irremovibile. Io l'ho pregata, l'ho scongiurata. Sono ricorsa ad ogni mezzo possibile e immaginabile per sapere chi aveva il bambino, dove stava, ma fu tutto inutile. La compreremo, Leonela. Anche a questo ero ricorsa allora, ma fu inutile e si rifiutò. Ogni persona ha il suo prezzo e io arriverò al suo. Senti, non che mi piaccia usare il denaro per corrompere una persona, però... Capisci, se si tratta di riavere mio figlio, beh, io pagherei qualsiasi prezzo, sono disposto a tutto. Magari potessi riuscirci, amore mio. Leonela... Dimmi. Come ci sentiamo uniti in questa vicenda, è vero? Non per il resto, purtroppo. Togliti quella camicia e mandala a lavare. Perché? Perché c'è una macchia di rossetto proprio sul collo. E il profumo che hai addosso non è certo il tuo. Davvero? Beh, sì, è vero. Va bene. E tu dove sei stata? A una seduta dal tuo psichiatra? Sì. Beh, è certo che le tracce che lascia una donna sono molto più evidenti. Infatti un uomo non usa mai dei profumi molto forti. E tantomeno si trucca le labbra, no? Già. Vorrà parlare con te, Tibi, sai? Oh mio Dio. Speriamo che non chiami l'altra. Sarebbe un colpo terribile per Tibi, sai? Poveretto, fatica a parlare. Tibi, sai? Sì, sono qua, amore mio. Sono Tibi, sai? Tibi, sai? Non sforzarti, Manawa, ti supplico. Non parlare, non importa. Io ti amo tantissimo. Ti amo tanto, amore mio. Ti amo da morire, veramente. E questa è l'unica cosa che conta. Ti amerò sempre. Ti amo, amore mio. Ti amo da morire. Cosa ti ha chiesto la polizia, Patty? Niente, niente. Le solite domande. Chi era che guidava? Se
mi attribuivo la colpa dell'incidente e poi perché ho perso il controllo della macchina. Sì, insomma, le solite cose. Io comunque sono molto preoccupata. Se facessero ulteriori accertamenti, se scoprissero che tu... Oddio mio, oddio. Su, forza, non prenderla così, mammina. Può darsi che la cosa si risolva da sé. Suppongo che prima o poi anche lui verrà interrogato. Manaue non farà niente per farmi incriminare, se è questo che pensi, zia. Sono sicura che per niente al mondo dirà qualcosa che potrà farmi del male. Sì, però la moglie, da quello che ho capito, lei intende sporgere denuncia contro di te, no? E siccome lui è fuori conoscenza... No, zia, quella stupida non merita nessuna attenzione, è una povera ignorante. Patti, bada che quanto più tenti di sminuirla, più sminuisci te stessa. Perché ti metti al suo livello? Perché? Su, avanti, stiamo calmi. Non solo questo ti mancava adesso, che ti ponessi dalla parte della signora Tibisai invece di proteggere tua figlia. Ora sei ingiusta, Patti. Lo sai benissimo quanto ha fatto tua madre per proteggerti, per aiutarti, per evitarti problemi. Non vedo perché tu debba metterci becco, sono forse affari tuoi. Un momento, adesso sono io l'unico uomo in questa casa. Ah, sì, figuriamoci, non è nemmeno casa tua. Lo so che questa casa non è mia, ma i sentimenti sì, e vorrei chiarire una cosa. Per favore, Patti. Santo cielo, volete smetterla di litigare una buona volta? Oh. Buonasera. Buonasera, padre Amado, che piacere. Dio benedica questa famiglia. Sì, padre Amado, sapesse quanto ce n'è bisogno. Prego, prego, si accomodi. Ma... Come sta, padre Amado? Bene, grazie. E a voi come vanno le cose? Ero un po' preoccupato per quello che mi hai detto. Le sono infinitamente grata, padre, lei è proprio gentile. Bene, io vorrei approfittare della sua presenza per farla parlare con Patti, perché la consigli un po'. Certo. E Patti... Scusi, Patti... Va bene, fin qui ho capito, Cayetano. Ma continua a raccontarmi, per favore. Cioè, come è andata a finire? C'è stato qualche problema? No, donna Delfina. Fortunatamente Manaue ha fatto il nome di Tibisai. Ha chiamato lei. Sì, è stata una scena commovente. Il modo in cui si tenevano la mano. Tibisai continuava a dirgli che lo amava e ha evitato di parlare dell'incidente. Ah, meno male. Non era certo quello il momento, non vi pare? Mm-hmm. Hai visto, nonna? Mm. Nonostante sembri un po' superficiale, ha avuto un gesto di una straordinaria delicatezza, discrezione. Sì, è proprio vero, hai detto bene. A proposito, Cayetano, quando Manaue ha parlato, com'erano le sue parole? Voglio dire, parlava bene, sì, cioè si esprimeva con coerenza? Ah, sì, sì, oramai si può dire che sia rientrato in sé. Parla già abbastanza bene e hanno smesso di dargli quei sedativi. Ah, bene. Oramai è in via di miglioramento. Ah, sì, che sollievo. Ma quelle bende sul volto? Dai a me. Ah, grazie, Pedro Luis. Quando gli leveranno tutta quella fasciatura, eh? Nonna, mi sembra che dobbiamo ringraziare Dio soltanto per il fatto che è vivo. E con tutti i sensi ben funzionanti. Perché dopo un trauma simile potevano essere compromessi. Sì. Questo è vero, infatti, è già è vero. Insomma, come si suol dire, nella sfortuna è stato fortunato. Ah sì, può ben dirlo. Ora però chiedo al Signore un'ultima. Ecco, l'unica cosa che gli chiedo con tutto il cuore è che anche tutto il resto si sistemi. Bene, noi abbiamo pensato di lasciare i ragazzi da soli perché potessero parlare con tranquillità. Infatti io penso che il loro amore gli farà superare ogni problema. Mi dispiace. Mi dispiace per quello che stai passando. Il male che ti ho fatto, mi dispiace. Dai, l'importante è che tu sia salvo. Ho pregato tanto perché ti salvassi, perché Dio ti lasciasse al mondo. E che di me fosse quel che fosse, non mi importava, purché tu restassi vivo. Amore mio. Devi sai, la verità è questa, io... Oh no, non dirmelo, amore mio, non adesso, non adesso, per favore. Ne parleremo in seguito. Devi sai. Non parliamone più,
Ne parleremo in seguito. Quando sarai guarito dalle tue ferite. E io dalle mie. Che mi fanno tanto soffrire. Devi, sai. Vedessi quanto sei brutto. Se ti incontrassi di notte per strada scapperei di corsa, ci credi? Ah, non è vero, sei bello ugualmente. Chissà come sarà il mio volto quando alla fine mi leveranno le pente. Non importa come sarai. Non importa, perché io ti amerò ugualmente. Anche se fossi una specie di Frankenstein, sarai esattamente uguale per me. Capito? Devi credermi uguale, perché io ti amo. Ti amo, ti amo. Tibi sai. Vi lascio parlare da soli. Quando lei se ne andrà, io ritornerò. È possibile. Perché sei venuta? È meglio che tu non venga, Patty. No, amore, dovevo venire. Avevo bisogno di vederti. Anzi, se lo vuoi sapere, io volevo che mi tenessero qui con te, sai, per assisterti. Ma mia madre mi ha portato via e così ho dovuto lasciarti. Ero così preoccupata per te. Anche io, Patty. Ho chiesto se ti eri fatta male da qualche parte, sai? No, non mi sono fatta niente. Sto bene. Dio mio. Dio mio. Quanto ho sofferto al pensiero che tu potessi morire e che io sarei rimasta in vita. Non sai quanto ho sofferto. No, non mi importava se fossi morta io oppure se fossimo morti tutti e due. Ma il pensiero di poterti perdere, Manawe. No. Questo non l'avrei mai sopportato. Non tornare, Patty. Non devi tornare. Non farti scrupoli. Per Tibi sai, è inutile. Lei sa già tutto di noi. Sa già tutto. Non ci sono più segreti. Patty. Sei stata tu a dirglielo. No, amore, stai tranquillo. No. Non sono stata io, ma sai, se ne è accorta per l'incidente. Ti ricordi che ora era, amore? E stavamo... Lei non è stupida, hai capito? Oh mio Dio. Ma no, tesoro, senti, lasciala. È il momento di lasciarla. Approfitta di questa occasione, amore mio. Lasciala. Tibi sai non è la donna per te. Tu devi lasciarla. Devi lasciarla, amore mio. Ti prego. Tu devi...
devi essere mio, amore. E di nessun altro. Amore mio. Sei mio. Lasciami in pace, lasciami andare via. Non voglio avere a che fare con te. Hai dimostrato di avere fegato, bellezza. A presentarti in ospedale per vederlo. È mio marito. Senti, quando dico lasciami in pace, voglio dire levati dai piedi. E non soltanto fisicamente come adesso, no. Ma in generale, scompari dalla nostra vita. Perché Manao e io ci vogliamo bene, chiaro? Sì, me lo dici così, senza vergogna. Chiaro e tondo. È l'unico modo per farlo capire ad una stupida. Senti, piccola, io sarò stupida. Ma vedi, c'è un piccolo particolare. E cioè che sono sua moglie. Sua moglie, chiaro? Io ho appena detto di lasciarti. Che? Senti tu, biondina. Lasciami, stupida. Ma non ti rendi conto? Vali meno di un soldo bucato per lui. Senti, tu sei una che ha vissuto per strada. E lui è troppo, troppo per te. Tu non vali proprio niente. Senti, bambolina, bionda ossigenata, hai proprio ragione, piccola. Sì, ci sono cresciuta in mezzo alla strada e per la strada ho imparato a difendermi, mia cara. Ho dovuto sempre usare le unghie e i denti. A me nessuno ha mai dato latte e burro, no. A me le cose non mi sono cascate tra le mani. Me le sono dovute guadagnare, bambola, e per la strada. Ah, sì? Per la strada, e sì. Si vede, sì. Cara, si vede. Quello che è mio. Quello che è mio lo difendo con le unghie, con quelle mani che hanno lavorato, hai capito? Ah, sì? Sì, carina. Sì, mia cara. E ti sto solo avvertendo. Ridi, ridi pure. Tutto il tempo che vuoi. Però ti voglio dire una cosa, biondina. Non tornare più a far visita a Manaue. Perché ti potresti rompere quella bella faccina che hai. Senti, è inutile che mi minacci perché io non ho paura di te, è chiaro. Non ti faccio perciò paura. Perciò fai molta attenzione perché io non sono storpia e so come difendermi. Senti, ascolta un momento. Che cos'è che vuoi? Ascolta. Io ho fatto botte con tipi ben più grossi di te. Ah, sì? Con tipi ben più grossi di te, ah, sì. Per difendere le mie cose, i miei pasticcini, hai capito? I miei pasticcini che cercavano di rubarmi. Ma guarda, mio cosa ti viene molto di più di questo. Sei così rozza che paragoni tuo marito con i tuoi pasticcini. Sì, con i miei pasticcini. Beh, adesso basta, mi hai stufato. Insomma, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Non azzardarti, metti a cercare mio marito. Smetti, fare la burra. Che cosa vuoi fare? Sei pazza. Di dare fastidio agli uomini sposati. Ti ho avvisato, biondina. Perché la prossima volta ti giuro che ti spaccherò la faccia e non risponderò più di me stessa, capito? Rispetta gli uomini sposati, perché se no ti ammazzo. È un peccato capinare alla religione. Sarebbe una nuova prospettiva per lei. Come la pecorella smarrita che ritorna all'ovile. È sparita proprio per evitare di parlare con padre Amato. Oh, che bambina, Dio mio. Lascia, lascia, apro io. Grazie, Marta. Ciao, zia Marta. Ciao, Leonella. Come stai? Bene, grazie, accomodati. Zia Selenia? Eccola. Ciao, zia. Ciao, Leonella, amore, come stai? Bene. Perché mi hai chiamata? Vieni, siediti. Avevo bisogno di parlare con te personalmente. Per questo ti ho chiamata. Sì, dimmi di che si tratta. Senti, è stata aperta un'inchiesta riguardo, sì, all'incidente di Patty. Mm. Dal momento che sei avvocato, volevo chiederti se puoi assisterla. Soprattutto per evitare che...
vengano alla luce cose che possano pregiudicarla ulteriormente. Scusate, scusate, prima di continuare il discorso, non vuoi bere qualcosa, Leonella? No, niente, grazie, zia Marta, tu. Ah, bene, allora continuate pure il discorso, però senti, permettimi di dirti una cosa. Bisogna bloccare in tempo questa inchiesta, perché è pericolosa per Patty. Basterebbe convincere quella ragazza, la moglie, e lei è l'unica che potrebbe fare la denuncia. La cosa peggiore è che questo è il secondo incidente, e nel primo incidente la vittima è stata proprio TV6. Un momento, il secondo incidente? Io del primo non ne sapevo niente. Sì, sì, Marta. Il fatto è che tempo fa Patty ha investito con la macchina la moglie di Manawe. Oh, Gesù mio, aiutaci. Ma che terribile fatalità. In quell'occasione ottenemmo che il padre non l'accusasse. Ma questa volta, non so, non so con quale coraggio potremo chiedere a lei di non farlo. Dio mio. Leonella, Leonella, per favore. Ti prego di farlo, intercedi, ti prego, parlale, per favore. Dubito di riuscire ad ottenere qualcosa, zia Selenia. Io non godo della sua simpatia. Lei è sempre stata dalla parte di Nieves, perciò non mi vede di buon occhio. E oltretutto ci sono anche altre cose. Dopo quello che è successo, credo che lei si sia resa conto che esisteva qualcosa tra Patty e Manawe, ed è logico che sia risentita. Patty! Patty, che cos'hai? Cos'è successo? Che ti è successo? È stata quella delinquente, quella delinquente! Come? Chi? Sono andata a trovare Manawe e mi ha aspettato per strada. Mi è saltata addosso come una furia. È una pazza, mamma! Ti cerco nei parchi o nell'angolo dietro la chiesa, dove vive l'immagine che t'aspetta. Ti cerco in ogni luogo, in ogni cosa, tra la pioggia che cade nel cortile e che vorrei trattenere finché tu non ritorni. Ti cerco tanto, ma è invano. Ti cerco e nei miei occhi muore la speranza di capire che non è possibile il tuo ritorno. Ah, lo dicevo io, c'è qualcuno di là. Sa, la signora Delfina è andata via. Sono appena rientrata, Maruca. Ah, vuole che le prepari qualcosa da mangiare o vuole fare uno spuntino? No, grazie. Ho già preso qualcosa a casa di zia Selenia. Ho capito. E come vanno le cose da quelle parti?
È tutto abbastanza complicato. Credo che dovrò rinfrescare la mia conoscenza del diritto per difendere Patty, se dovesse sorgere qualche problema per l'incidente. Ah, che guaio. Mi dica, il signor Manaue sta meglio, vero? Sì, sì. Grazie a Dio, sì. Mi ha detto la signora Delfina che la faccia è ancora tutta fasciata, è vero, è così? Sì, 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 pare che si sia fatto piuttosto male in viso. No, oh, poveretto, chissà come ne uscirà. Mi dica, ma perché sta ascoltando una musica così triste? Triste? No, non è triste. Ma sì che lo è. Senta, lei con tutte le preoccupazioni che ha dovrebbe ascoltare, non so, una samba, una rumba, qualcosa di allegro che le tolga di dosso la malinconia. Sarebbe abbastanza difficile, Maruca. L'allegria non si fabbrica, tantomeno quando si porta dentro un dolore così grande. È per la storia del bimbo, vero? Sta soffrendo per questo? Sì. Mi manca moltissimo mio figlio. Io non accetto che possa passare un giorno e un altro ancora, senza che io lo veda, senza che lo tocchi, senza che io parli con lui, senza dargli un bacio. Non riesco a immaginare di poter vivere senza di lui. Pedro Luis deve riuscire a portarmelo qui. Pedro Luis deve riuscire a farlo. Perché non sei attento alle lezioni? Perché ti senti male? Perché mi annoio, mi viene sonno. Che vuol dire mi annoio, mi viene sonno? Hai sempre cercato di essere il primo della classe. Ma adesso no. Qualche ragione dovrà pure esserci. Hai qualche problema, un problema di salute forse. Sei un po' anemico. Eh? Veramente dalle ultime analisi che ha fatto non è risultato nulla. È tutto normale. E allora? Devi ritrovare l'interesse per le lezioni, altrimenti alla fine dell'anno non avrai la medaglia d'oro. Non mi interessa. Come non ti interessa? Come può non interessarti? Se hai sempre fatto di tutto per cercare di ottenere le tue medaglie d'oro. E poi, oltre a questo, non vuoi che tua madre e tuo padre si sentano orgogliosi di te? Tanto loro non mi vogliono bene. Pedrito, ma che dici? Posso andare? Abbiamo parlato abbastanza. Sì, va bene. Non mi è neanche permesso di vedere mio figlio da solo. Beh, non vedo che fastidio ti dia il fatto che io sia qui. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio vedere mio figlio ogni tanto. Mi dà fastidio che tu stia qui a controllarmi. E poi quello che hai fatto a Leonella l'altro giorno è veramente troppo. Ah, te l'ha detto, vero? Chissà come te l'ha raccontato. Immagino che si sarà calata nel ruolo della vittima. No, mi ha detto semplicemente che le hai impedito di andare a trovare il bambino a scuola. Sì, è vero. Ma Nieves Maria, tu non puoi fare questo. Perché no? Beh, perché anche se tu avessi ragione, per compassione. Compassione? Non ne ho neanche un po'. Ma come? Eppure non posso crederci, non posso crederci, tu eri così buona. Anche generosa. E che ho ricevuto? Il premio della solitudine, non è così? Invece Leonela, che ti ha odiato, ti ha denunciato, ha avuto te e vuole anche il bambino. Nieves Maria, tu sei amareggiata. Sì, non lo nego. Ma non essere così dura, Nieves Maria. Senti, le batoste della vita devono insegnarci ad essere più generosi, più comprensivi, più portati al perdono. Senti, se stai cercando di commuovermi, perdi il tuo tempo. Sei tanto cambiata. Sì, sto acquistando maturità e fermezza. Ma non perdere la dolcezza, non perdere la tua allegria, quella che mi faceva dire sempre a tutti quanti che tu eri il sole della casa.
Nella vita si perdono tante di quelle cose che sono sicure che quando arriverà la morte sarà rimasto ben poco. Ma per te la vita sta cominciando solo adesso. Tu sei molto giovane. Vedi, sei ancora in tempo per crearti una famiglia, sistemarti. E poi Nelson ti vuole bene. Ma io voglio bene a te. Ma... Ormai non c'è più l'ombra di Raphael tra noi due. È passato tanto tempo. E in tutti questi anni... Tu... Avresti dovuto imparare a vedermi come una donna. Una donna che si è sacrificata per te. Una donna che desidera essere amata. Essere anche baciata da te. Nieves... Io ho dovuto aspettare tanto, ho dovuto essere audace e dirti tutto quello che sentivo. Dimostrarti che tu potevi amarmi. Dimenticare che sono tua cognata. Dimostrarti che posso risvegliare la tua passione. Dimostrartelo così.